sei? La notte è ormai passata e più di una volta mi chiedo se la mente non mi abbia tirato un brutto scherzo. Sara dov'è? Tutto sembra a tratti irreale, come il virus da cui tutta l'umanità si sta difendendo. All'improvviso avverto un dolore che si irradia dovunque, un malessere massiccio che mi aggredisce violento. Cado sul divano a contemplare la finestra dove, nell'umido della notte appena passata, una sconosciuta mi ha raccontato la sua vita. La sua vita? Perdo conoscenza. Sara dov'è? Appena mi riprendo, ho memoria di un fremito che non smette di assalirmi. Penso al virus, ma i sintomi sono diversi. È una crisi di astinenza. Cosa mi manca? La vita? Le persone? Le risate? Le percosse? Passo il pomeriggio in uno stato di prostrazione profonda, fino a quando non decido di alzarmi e, claudicante, cerco la risposta nello specchio, quello nel quale non mi cerco da un po'. Ci vuole coraggio a fissare lo sguardo per la seconda volta su quello che il vetro riflette. Un'altra Sara, un'altra donna ridotta a scarto. Nessuno mi ha insegnato a dire di no e, come Sara, sono preda di un amore malato. Corro verso il balcone e provo a cercare un indizio per poter capire da dove possa avermi osservata. È sabato. Inizio a gridare, sperando di attirare la sua attenzione, e attendo un cenno. Osservo le tende che pendono inutili nelle case nascoste. Spero che sia lì a guardarmi mentre mi agito. Si leva nel silenzio immobile l'urlo di chi mi intima di smetterla. Sudata, rientro nel carcere degli ultimi anni. Piango.